Buongiorno a tutti, sono Iana 934, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session. Allora, io questa personalità l'ho vista in tanti prodotti, libri, saggi, romanzi, film, serie TV e compare sempre a margine, diciamo è un appendice, un nome che bisogna inserire ma che alla fin fine nella grande storia non è così importante. Perché si tratta di uno sconfitto e non è uno di quegli sconfitti che diciamo attira una retorica romantica, no, non lui. Eppure, a modo suo, questa persona è molto importante, sia per la storia del suo paese che per la nostra. Quindi, oggi parleremo di Shahzade Cem Sultan, o come è stato tradotto in diversi modi perché dal turco all'italiano all'epoca si traduceva in modi diversi. Abbiamo Cem, Cem, De Cem e anche Zizim, che non mi è capito da dove venga. Quindi oggi parleremo appunto dello sfortunato Cem Sultan. Veniamo al dunque. Il nostro nasce nel 1459 a Costantinopoli. Suo padre è Mehmed II Fahit, ossia il conquistatore, colui che ha preso la città di Costantinopoli e diciamo è quello che ha posto fine all'impero bizantino. Bene, sua madre invece è una delle sue concubine di origini serbe, o almeno così sembra perché in questi casi diciamo non si sa mai. E il nome per cui oggi è nota è Cicek Atun. Bene. Cem è il primo figlio di Mehmet che è nato a Costantinopoli dopo che lui ha preso il titolo di re dei Romani. Ebbene sì. Il sultano, che ha anche il titolo onorifico di califa, ossia comandante dei credenti secondo la religione musulmana, ha anche, tra i tanti titoli, quello di re dei Romani, un po' un controsenso, ma siamo in un impero in cui si fa un melting pot di tutto, quindi anche di titoli. Comunque, è il primo figlio nato a Mehmet dopo la conquista, ma non è l'unico figlio. Infatti, ha due fratelli maggiori, Bayezid e Mustafa. E Mustafa, in particolare, è il preferito del padre. Crescendo, infatti, i tre ragazzi vengono mandati a governare delle province. Come ho sempre detto quando faccio i video di storia ottomana, all'epoca non esiste il concetto di primogenitura, che invece è tanto caro all'Occidente. Per i turchi non importa se tu sia nato per primo, sei nato per sesto o per ottavo, o che tu sia legittimo o illegittimo. Il concetto della legittimità, come lo abbiamo sempre inteso noi, non esiste. Tutti i figli del sultano sono legittimi, conta solo il padre. Di fatto, Bayezid, Mustafa e Cem sono uguali e devono appunto mostrare il loro valore governando una provincia. Perché è il preferito del sultano che erediterà tutto. Quindi, fino a un certo punto, tutti sono convinti che il preferito sarà Mustafa, nemmeno si sforzano troppo. Però c'è un problema. Mustafa muore prima del padre e questa morte lascia Mehmed devastato. Già ha affrontato diversi problemi durante tutta la sua vita, sia per conquistare Costantinopoli, poi il fronte albanese di Giorgio Cassio da Scanberg, il fronte valacco con Vlad Tepes e ora anche questo lutto, diciamo che non regge e muore poco dopo. Cosa succede? Beh, è evidente che l'impero deve andare o a Bayezid o a Cem, i quali si preparano. Narra la leggenda, perché qui è tutto su speculazioni, voci raccolte dagli ambasciatori, resoconti di parte da parte degli storici ottomani, quindi è sempre tutto da prendere con le pinze, diciamo, ad analizzare, vedere se forse è vero. Ci narra quindi la leggenda che, saputo della morte del padre, Cem, diciamo, si prepari, ma Bayezid intercetta una lettera diretta a Cem dove scopre
Quando è morto il padre, si precipita subito a Costantinopoli. Dà, diciamo, 1 o 2 giorni di vantaggio e poi fa arrivare comunque la lettera a Cem, che ormai si trova in condizioni di grande svantaggio. Tra l'altro c'è anche una differenza geografica. Uno è a Costantinopoli e l'altro è a Bursa, insomma sono due luoghi molto lontani, cioè ma non può farcela in tempo. Cosa succede? Beh, vi ricordate quando nel video sui danni della Cafesse vi ho spiegato cos'è la Cafesse, ossia la gabbia d'oro? Bene, prima che i sultani inchiudessero i loro fratelli e i loro figli in questa gabbia dorata, divergenze ereditarie, mettiamola così, si risolvevano con un altro sistema, la cosiddetta legge del fratricidio, ossia ogni sultano, quando prendeva il comando, era tenuto a giustiziare tutti i suoi fratelli e anche i figli dei fratelli, proprio perché il principio di primogenitura non esisteva, quindi ipotizziamo che a prendere il trono era un terzo figlio. Il primo figlio poteva dire: no, guarda, il trono è mio perché io sono il più grande, tu sei il più popolare, ma io vengo prima. Quindi, tac. I bambini all'epoca, ma anche in Europa occidentale, venivano visti come degli adulti in divenire. I principi venivano visti come re in divenire, quindi erano anche loro, diciamo, una minaccia in divenire perché si pensava: se io lo lascio vivere, lui cresce e una volta che è cresciuto vendica il padre e mi uccide. Quindi nell'impero turco si uccidevano tranquillamente anche i bambini. Quindi è una mentalità del tutto diversa dalla nostra, o meglio dalla nostra di oggi, ma all'epoca era considerato normalissimo questo, quindi non si scandalizzò nessuno. Inoltre, proprio perché erano tutti legittimi, non si poteva dire: ah, io sono il figlio della moglie, tu sei il figlio dell'amante. No. Sebbene l'Islam ammetta 4 mogli, i sultani non prendevano moglie, solo concubine, e questo quindi di fatto creava un grande marasma. Il primo che prende moglie è Solimano il Magnifico, Suleiman al-Kauni, il legislatore, come dicono a Istanbul. Quindi c'è un problema qui. Entrambe le forze sono equivalenti a livello giuridico e legislativo, quindi bisogna vedere a chi va il trono per diritto di conquista, chi riuscirà a sconfiggere l'altro. E in caso di vittoria, il vincitore avrà tutto il diritto di giustiziare il fratello e i suoi figli, ed entrambi lo sanno. La battaglia, che è solamente una ed è decisiva, si svolge sotto Bursa. Ed è una vittoria schiacciante per Bayezid, il quale ha radunato tutte le sue forze e ha colpito il fratello. Cem, consapevole che lui e la sua famiglia sono a rischio, quindi fugge in Palestina, che all'epoca è sotto il controllo dei Mamelucchi, ossia un'elite militare, diciamo a parte, che all'epoca è indipendente, poi sarà dopo vassalla dell'impero ottomano, ma di fatto è un'elite a parte che governa l'Egitto, la Palestina e la Siria. E diciamo chiede aiuto al sultano Mameluco, che glielo accorda perché vede in questo un'opportunità. Quindi Cem e Bayezid si rincontrano e si scontrano in Siria e Cem perde nuovamente. Cosa accade? Beh, questa volta non può tornare in Egitto perché Bayezid ha occupato, diciamo, il territorio attorno a lui, di fatto è bloccato. Potrebbe andare o a est, dove c'è l'impero persiano, che però è un grande rischio, in quanto, diciamo, ottomani e persiani si vedono come il fumo negli occhi, in quanto i primi sono musulmani sunniti, gli altri musulmani sciiti, quindi già c'è una questione di differenza religiosa, poi politica, amministrativa, culturale, ci sono molti motivi per cui non si sopportano, quindi è un rischio grandissimo. Oppure può andare a ovest. A ovest ci sono i cavalieri di Rodi, i quali accettano tranquillamente di ospitarlo, ospitarlo. Tenete bene questa parola, ospitarlo, ospitalità. Cem quindi si imbarca con la sua concubina preferita
suoi figli per Rodi. E poco dopo il suo arrivo, dove viene festeggiato con tutti gli onori, arriva anche una piccola letterina di Bayezid, il quale chiede gentilmente al Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi cosa ha intenzione di fare. Se vuole ospitare suo fratello Cem, se vuole tenerlo come ostaggio o se vuole rimandare che poi adesso ci pensa lui. Nel caso accetti di tenerlo, diciamo, ostaggio, lui è disposto a pagarlo, purché lo tenga lì. Diciamo, non gli permette di fare qualcosa, e quel qualcosa è sobillare una rivolta, armarsi e attaccare l'impero con il supporto dei cavalieri di Rodi, che comunque ne vedrebbero i vantaggi. Beh, inizialmente il Gran Maestro risponde che Cem è un ospite e lui non può fargli questo. La risposta di Bayezid sono 400.000 ducati d'oro annualmente, praticamente una somma favolosa per tenerlo prigioniero. E si sa che l'onore è l'onore, ma l'oro è l'oro. E Cem quindi nel giro di un anno passa da essere ospite reverentissimo dei cavalieri di Rodi a prigioniero reverentissimo dei cavalieri di Rodi. Insomma, tacco. Nel giro di poco tempo viene fatto prigioniero e isolato dalla sua famiglia, che non rivedrà più. Il Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, Pierre d'Aubusson, ce lo tiene per qualche tempo e poi, temendo che a qualcuno dei suoi possa venire una certa idea, ossia sopprimere Cem, perché i Cavalieri di Rodi, che poi diventeranno i Cavalieri di Malta, sono dei noti fanatici, decide che lui metterà Cem al sicuro. Quindi lo spedisce in Francia dalla sua famiglia, lo tengano loro, e avvisa il sultano che comincia a pagare la famiglia Robusson. Quindi abbiamo un principe ottomano legittimo sconfitto, ma ancora battagliere, che potrebbe chiamare a sé una grande folla in Europa. Di fatto Cem diventa, diciamo, da uno sconfitto che non importava a nessuno, un'idea fissa, ossia si chiedono tutti i sovrani: se noi potessimo servirsi di costui per sferrare un attacco all'impero ottomano, se potessimo, grazie a lui, creare una rivolta, una guerra civile, noi dovremmo solamente raccogliere i frutti, potremmo anche, diciamo, obbligarlo, provare a convincerlo, provare a persuaderlo a convertirsi al cattolicesimo, e una volta che lui avesse vinto questa guerra, possiamo insediarlo come sovrano. Insomma, Cem diventa improvvisamente il primo premio per tutti. E cominciano delle trattative diplomatiche per decidere chi lo ospiterà. Queste trattative riguardano il priorato dei Cavalieri di Rodi, ovviamente, il Regno di Francia, il Regno di Castiglia e d'Aragona, la Santa Sede, il Regno di Napoli, Firenze, il Ducato di Milano, l'Impero e l'Inghilterra. Tutti vogliono Cem, perché appunto Cem è prezioso. E soprattutto Bayezid ha alzato il prezzo del mantenimento, 1 milione di asprì, una somma favolosa, ogni anno. Di fatto chi ha Cem ha le casse piene, e questo tutti lo sanno. Siamo in un periodo in cui i sovrani hanno penurie di denaro praticamente in ogni momento: le tasse non sono abbastanza, le guerre drenano tanto, bisogna pagare, diciamo, i mecenati, bisogna tenere conto, deve fare apparato, quindi questo denaro che arriverebbe così per prendersi cura di un ventenne che di fatto è prigioniero, fa gola a tutti. La spunta alla Santa Sede, che all'epoca è retta da Innocenzo VIII. Questo perché, diciamo, passano bustarelle, vengono garantiti dei posti importanti a Roma ai Cavalieri di Rodi e cardinalati e vescovati ai parenti di d'Aubusson, il quale spinge la sua famiglia a cedere Cem a Roma. Cem quindi si imbarca a Marsiglia nel 1489 e arriva a Civitavecchia. Certo, prima è un pochino più complicato perché il viaggio non è tranquillo, in quanto sia Firenze che il Regno di Napoli cercano di rapirlo, ma lui arriva a Civitanova. Ormai arriva a Civitavecchia, sbarca lì. E poi, assieme a un corteo di
nobili romani, di prelati, di ambasciatori, si dirige verso Roma. Fa il suo ingresso solenne in Piazza San Pietro. Vestito all'orientale perché c'è ancora un devoto musulmano, circondato appunto da prelati, ambasciatori e aristocratici, tutta Roma è voluta andare a vedere questo principe turco sconfitto che va a rifugiarsi presso il Santo Padre. Cem quindi arriva in Piazza San Pietro, fa formale atto di sottomissione a Innocenzo VIII e viene sistemato in Vaticano come ospite. In tutto questo, ovviamente, il denaro arriva. L'idea di Innocenzo VIII è la stessa che hanno avuto gli altri sovrani d'Europa, ossia sfruttare Cem per una carrociata contro l'impero ottomano, ovviamente contro l'Islam, poi insediarlo come sovrano fantoccio, oppure cominciano a convertirsi, far scoppiare una guerra civile. Cem quindi è prezioso, ma in quei giorni è più utile da vivo che da morto, sebbene Bayezid abbia fatto arrivare una certa voce al Papa, ossia se per qualche motivo suo fratello dovesse morire, beh, non fiori ma opere di bene. Quindi Cem rimane a Roma dall'89 al 94. In quegli anni diventa, diciamo, il punto fisso della modernità romana. Tutti vogliono conoscerlo, tutti vogliono vederlo. I grandi nomi dell'aristocrazia fanno a gara per poterlo ricevere a casa, gli offrono banchetti, gli offrono delle famose cacce alla Magliana, insomma, tutti vogliono averlo come ospite d'onore. E si diffonde una moda, ossia vestire alla turchesca, ossia con i turbanti, i pantaloni quelli a sbuffo, i farsetti all'ottomana, gli ori, insomma, per imitare Cem, che veste sempre in maniera molto regale, i giovani romani vogliono imitarlo. E tra costoro c'è anche il figlio preferito del cardinale e poi papa, Rodrigo Borgia, ossia Juan Borgia, duca di Gandia, che diventerà ottimo amico di Cem, il quale comunque lo trova un giovane interessante. Cem diventa amico anche dell'altro figlio del cardinale, ossia Cesare, ma con Cesare sarà un'amicizia, diciamo, più sfumata, più accennata, sono più dei conoscenti, non amici come sono appunto Cem e Juan. La bella vita di Cem e di Rodrigo Borgia, che ogni anno accumula, diciamo, i soldi per il mantenimento di Cem, che comunque gli costa abbastanza, beh, viene interrotta quando Carlo VIII arriva in Italia e Carlo VIII ha una proposta. Il Papa gli cede a Cem e lui lo userà come deve essere usato, ossia come perno per entrare nell'impero ottomano, scatenare una guerra civile, insediare Cem e poi dopo cominciano a convertirsi. E di nuovo arriva la solita proposta di Bayezid, ossia se voi lo volete uccidere io vi pago pure, vi pago il doppio di quanto vi pago per mantenerlo, però fate voi. E Rodrigo Borgia, che inizialmente ha resistito perché diciamo che le entrate all'epoca erano abbastanza, comincia a chiedersi se Cem sia o non sia un peso morto. Di fatto, quando Carlo VIII chiede un colloquio con Cem per persuaderlo ad andare con lui, il Papa vuole essere presente. Di fatto è una compravendita, ossia Cem passa di nuovo di mano in mano, esattamente come quel cavaliere di Rodi è passato prima ai d'Aubusson e poi al Papa. Stavolta passa al re di Francia. Ed è consapevole che la cosa è pessima. Di base lui da anni non ha più alcun potere decisionale, non ha alcun diritto se non quello di essere appunto un ostaggio e di far guadagnare chi lo ospita. Coattamente, ovviamente. Quindi è costretto a partire. E il fatto che durante, diciamo, quella passeggiata militare da Roma a Napoli vada con lui, anche lui ostaggio, Cesare Borgia, non è che lo rassicura poi tanto, perché in quegli anni lui Borgia li ha conosciuti e sa che sono furbi e quindi teme che possa accadere qualcosa. D'altronde, il fatto che Bayezid abbia raddoppiato il denaro in caso di sua morte, non è che sia una notizia così allegra, però bisogna fare di necessità virtù. Quindi Cem e Cesare partono, ma poco dopo Cesare, come sappiamo, si dà. Cem non si sa se
ne fosse a conoscenza, ne fosse stato tenuto all'oscuro e perché non si è andato con lui, anzi, il perché si sa. Cem, infatti, da quando ha lasciato Roma, è sempre più debole. Quindi, se fosse andato con Cesare, c'è il rischio che lo rallentasse o che non riuscisse nemmeno a partire. Quindi, è forse per questo che non è stato messo, diciamo, a conoscenza del piano. O se anche era stato messo a conoscenza, diciamo, ha preferito non andare. Comunque, Carlo VIII si incavola come una iena, anche perché il supposto oro che doveva portare Cesare Borgia alla fine non è oro, meglio, solo il primo strato sono dei ducati d'oro, il resto sono pietre, quindi ciao ciao. E però che cosa può fare? Bisogna proseguire, bisogna andare fino a Napoli. E comunque l'uno ostaggio ancora ce l'ha. Purtroppo la situazione di Cem è sempre più grave. Entra a capo assieme a Carlo VIII e si tiene a malapena sul cavallo. Infatti, nei giorni precedenti ha sempre accusato una forte stanchezza e un dolore alla testa, sempre più lancinante, il corpo è sempre più debole, al punto che bisogna fermarsi a capo qualche giorno di più, perché quello sforzo, quello di entrare a capo assieme a Carlo VIII, lo ha stremato. Cem si mette a letto e da lì non si rialzerà più. Per quanto i medici di Carlo VIII le provino tutte, perché per Carlo VIII e per la causa francese, Cem è più utile da vivo che da morto, no, non si può fare nulla e Cem muore a Capua il 25 febbraio 1495. Ha malapena 35 anni e ha passato gli ultimi 13 anni letteralmente da schiavo, o meglio, prigioniero. Probabilmente qualsiasi cittadino romano, anche il più paziente, aveva più diritti di lui. Carlo VIII si infuria tremendamente ed è sicuro di una cosa. L'accusa che lancia quando arriva a Napoli, dopo aver informato le cancellerie europee che Cem è morto, è che non è stato un incidente. Cem è stato ucciso col veleno dai Borgia per rallentarlo, perché di fatto lui ha perso giorni preziosi occupandosi della sepoltura di Cem, quindi è colpa dei Borgia. Colpo o meno, perché tuttora non si sa, è vero che la figura di Cem resta fortemente impressa nell'immaginario romano. Del principe Cem si parlerà sempre. Lo si cita in ogni saggio, in ogni cronaca che riguarda i Borgia, proprio per la sua particolarità. L'essere un principe ottomano ostaggio a Roma ed essere uno sconfitto, qualcuno che poteva servire e soprattutto qualcuno che con la sua sola presenza arricchiva le casse vaticane. Fatto più unico che raro. Non sappiamo quindi se Cem sia morto avvelenato o se sia morto di stenti. Se il veleno era, evidentemente fu somministrato prima di lasciare Roma ed doveva essere un veleno che agiva con una certa distanza di tempo o a piccole dosi, non si sa. Se invece fosse morto di malattia, diciamo che era già molto provato. Ricordiamo che ha passato gli ultimi 13 anni della sua vita, di fatto prigioniero, sempre con delle limitazioni. Addirittura durante il soggiorno in Francia era stato tenuto prigioniero in una cella. Poi, certo, a Roma era stato libero di andare dove voleva, sempre avvisando il Papa e i soldati. Ma diciamo che il clima romano di quegli anni poco si confaceva a qualcuno che era vissuto sull'Anatolia, comunque nell'impero ottomano in generale. Era un clima malsano per lui. Contando anche le varie cacce che all'epoca si facevano nell'Agro Pontino, è un miracolo che non sia morto di malaria dopo un anno. Quindi questo è tutto. Ah, c'è un'altra cosa. Dei suoi figli, perché Cem aveva dei figli, uno fu ucciso nel 1512, meglio venne preso dai cavalieri di Lodi, consegnato a Bayezid, o meglio a suo figlio Selim, che lo fece uccidere perché era pericoloso, assieme ai bambini. Uno di questi bambini, nipote di Cem, all'epoca aveva 5 anni. 5 anni fu considerato un pericolo e messo a morte. Un altro figlio, invece, essendo cresciuto con i cavalieri di Rodi e sempre a contatto quindi con il cattolicesimo, fu così grato ai cavalieri che si convertì al cattolicesimo con grande felicità sia di Roma che degli stessi cavalieri di Rodi. Addirittura si narra che Giulio II lo avrebbe visto molto bene come appunto suo alfiere
Nell'ipotesi di questa crociata, che non è mai avvenuta, ma comunque l'idea era di metterlo lui e poi tac, usarlo per rovesciare, diciamo prima lo zio e poi il cugino. Beh, che ve lo dico a fare? Quando nel 1521 sulle Main, al Canone, ossia sulle mani del magnifico conquistarodi, concede ai cavalieri l'onore delle armi e di poter andare dovunque vogliono, poi sono finiti a Malta, quindi i cavalieri di Rodi sono i cavalieri di Malta, e chiede solamente che questo suo zio gli venga consegnato. Inutile dire, verrà messo a morte. Quindi sì, la discendenza di Cem, quella diretta, non esiste più. Quella indiretta invece sì, perché questo suo figlio che si era convertito aveva sposato una nobile del luogo, aveva avuto diversi figli che ripararono anche loro, diciamo, a Occidente. Quindi, di fatto, la sua discendenza dovrebbe esistere ancora oggi. Si è imparentata, quanto ricordo, con, diciamo, le grandi famiglie genovesi e veneziane, perché comunque l'Italia era un luogo sicuro per loro. Quindi sì, questo è tutto. Cem lo troviamo, come ho già detto, in diversi prodotti sui Borgia, a partire dalla serie degli anni 80, quella con Adolfo Celi. Poi lo troviamo in The Borgias, quella con Jeremy Irons, in cui è protagonista di un episodio a sé, il terzo episodio della prima stagione, che non brilla molto, diciamo, e compare per tutta la prima stagione come personaggio ricorrente della stagione 1 di Borgia Fate and Fear, ossia quella di Fontana con John Doman, dove lo vediamo molto bene. Vediamo anche il suo rapporto con la famiglia, il suo rapporto con la curia e con la figura del Papa, e ne vediamo la morte. Sebbene io sull'idea di, diciamo, di come viene gestita questo decesso, non è che sia stata molto favorevole, perché è romanzato, funziona, ma si poteva fare di meglio. Tra l'altro, in quella puntata, o meglio nella puntata precedente alla morte, viene detto che Bayezid ha fatto uccidere tutti i figli di Cem, compreso Mustafa. Ora, non sembra che avesse un figlio di nome Mustafa, e soprattutto non sembra che questo figlio avesse 5 anni, perché, come già detto, era impossibile, in quanto le sue concubine, i suoi figli erano rimasti a Rodi, e lui dall'87 al 95 era in Europa, quindi che avesse un bambino di 5 anni è improbabile. Però il nome, presumo che non sia un caso, perché Mustafa appunto era il nome di suo fratello, il più amato, la cui morte cambiò gli equilibri dell'impero. Quindi, fatto bene, ci illustra brevemente diciamo, il modus operandi dei sultani ottomani, ma è fatto male, diciamo, con la resa. Passando ora ai testi. Cem si trova in tutti i testi borgiani. Tutti, perché compare come appendice, come nome, anche perché è stato raffigurato da Pinturicchio nel famoso affresco La scelta di Santa Caterina. Quello che diciamo è un'apologia della famiglia Borgia, dove compaiono Rodrigo Borgia, compare Lucrezia, compare Cesare, compare Juan, compare persino Joffre con la sua nuova sposa Sancia da Aragona, e in un angolo più spostato ma facilmente identificabile compare anche Cem. Ebbene sì, era, diciamo, un parente acquisito, molto danaroso. Quindi, per i testi a cui ho fatto una selezione, ci sono Sara Bradford, Lucrezia Borgia, Marcello Vannucci, i Borgia, sì, la copertina, questo l'ho comprato poco prima che uscisse la serie TV, quella di Neil Jordan, e quella che io ve lo consiglio con la nuova edizione, perché sono le copertine più belle. Poi Roberto Gervaso, i Borgia, Giuseppe Staffa, Le guerre dei papi, in relazione anche ai fatti di Capua e la compagna di Carlo VIII. E per quanto riguarda il resto, ossia la legge del fratricidio e le dinamiche dell'impero ottomano, come sempre, Islamic Gunpowder Empire, Ottoman, Safavid, il Mughal di Douglas e Streosad. Direi che questo è tutto, non c'è altro da aggiungere. Se c'è qualche altro personaggio che vi interessa o comunque così, fatemelo sapere. Direi che questo è tutto e alla prossima. Arrivederci.